Leone, carissimi amici del Leone, buon pomeriggio. Vediamo il vostro oroscopo mensile, aprile 2024. Vediamo in questo mese, sia a livello energetico, sia a livello di situazione, in linea generica, che cosa può accadere, insomma, mettervi in guardia su quelle che possono essere magari delle problematiche dove potete stare attenti oppure andarci a lavorare su. Nel frattempo, ricordo a tutte quelle persone che non sono iscritte di farlo, se avete il piacere, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, sotto al video, nella voce descrizione, trovate la mia email, il mio numero di telefono. Se volete, potete scrivermi, messaggio normale, messaggio WhatsApp o per email, e chiedermi informazioni di qualsiasi genere. Allora, segno del leone, aprile 2024, vediamo a livello energetico che cosa accadrà, come sarà questo aprile 2024 a livello energetico per voi. Del leone. Abbiamo un cavaliere di coppe. Un 4 di denari rovesciato e un 6 di coppe. A fondo mazzo il carro. Ottimo, qualcosa che si muove, qualcosa di bello che si muove, il carro, il mondo, stupendo. Allora, innanzitutto voglio andare appunto a vedere qui il carro. Dov'è la sigaretta? Eccola qua. Il carro e il mondo a fondo mazzo. Che cosa vi dicono? Carro e mondo. Quindi ci sarà per voi in conclusione di aprile, quindi parto direttamente dalla fine, un periodo comunque positivo, quindi la riuscita verso alcuni progetti, quindi il progredire in quelle che sono le vostre iniziative. E vi posso garantire che anche a livello sentimentale c'è una progressione. E infatti partiamo subito con un cavaliere di coppe che ci parla proprio di un periodo di equilibrio, di calma, qualcosa che va avanti alla perfezione, va avanti bene, avete anche voi una visione romantica comunque della vostra vita, c'è qualcosa comunque di nuovo che può nascere per chi ad esempio è single, l'arrivo proprio di qualcosa di bello, qualcosa che vi darà un'emozione straordinaria, vi darà un'esperienza anche bella, stupenda, che potete tranquillamente viverla nel miglior modo possibile per voi del leone. Il 4 di denari, probabilmente perché ci deve essere una catastrofe di qualcosa, una chiusura di qualcosa. Un qualcosa che deve cadere, deve crollare e quindi altrimenti non ci può essere questo nuovo inizio, questo qualcosa di bello. Quindi c'è sempre dietro qualcosa di bello, quel qualcosa di brutto che chiaramente deve trasformare. Probabilmente capirete, metterete al primo posto voi del leone che siete tanto legati al denaro. Metterete al primo posto l'amore, il sentimento e quindi vi dedicherete appunto proprio a quello. Quindi ci sarà il dover capire che le relazioni, l'amore, il sentimento è un qualcosa di veramente bello. Il 6 infatti di coppe mi parla di un qualcosa di buon auspicio, qualcosa veramente di bello che nasce. E infatti, come vi ho detto, il carro e il mondo insieme parlano proprio questo mese di aprile per voi positivo, dove potreste iniziare una relazione, una riconciliazione,
un qualcosa che proprio vi fa crollare dentro voi stessi e vi fa capire che l'amore viene messo al primo posto. Vi farà capire veramente tante cose, l'amore, il sentimento, questo qualcosa comunque di bello che dovrete andare a vivere in questo mese di aprile. Ma andiamo a chiarire le nostre carte e andiamo a vedere che cosa ci dicono di più. Allora, vediamo per il segno del leone in questo mese di aprile 2024 questo cavaliere di coppe quale altra informazione vuole dare. Propensi proprio verso l'amore. Anche se non riuscite a trovare un punto di incontro, a trovare una quadra, ma siete proprio propensi per andare verso qualcosa di bello, nonostante tutto vi sentite bloccati emotivamente, perché questo qualcosa che arriva è un qualcosa comunque di molto forte. Bloccati emotivamente perché probabilmente dovete cercare di conquistare qualcuno o andare verso qualcuno che è stata lasciata da sola al freddo o lasciato da solo al freddo nelle sue difficoltà, una riconciliazione o il cominciare proprio qualcosa di nuovo e dover superare questo blocco emotivo che avete. Vediamo questo 4 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno del leone in questo mese di aprile 2024. Volete raggiungere un trionfo, ma è la situazione altalenante che vivete perché dovete fare delle scelte. Ecco anche il perché questo blocco emotivo. Qui ci sono delle difficoltà da dover superare per andare verso qualcosa di positivo che vi porterà chiaramente a un trionfo. Attenzione però a quelli che possono essere i vostri comportamenti, attenzione a quelle che possono essere le vostre azioni, perché non proprio tutto potrebbe darvi lo sbocco positivo, quindi probabilmente su alcune circostanze, alcune cose dovete prestare attenzione. Vediamo questo 6 di coppe per il segno del leone nel mese di aprile 2024, quale informazione vuole darci. Ecco qui l'armonia, il mettere dei puntini sulle i, riconquistare, riconciliarsi con una persona che avete lasciato al freddo, chiudere comunque sia un ciclo, finire, concludere un periodo chiaramente no e andare verso qualcosa di nuovo, che sia una nuova persona o che sia una riconciliazione, un qualcosa di tanto sofferto, c'è una certa inquietudine dove dovete parlare, dovete chiudere il ciclo, quindi parlare, comunicare, aprirvi, andare verso un'abbondanza, parlare anche di quello che è stato il passato, il recente passato, come avete vissuto, la passione che comunque avete avuto, quindi essere aperti comunque al dialogo, aprirvi per questo nuovo inizio che c'è per voi in questo mese di aprile 2024. Andiamo a vedere in linea generica che cosa accadrà per il segno del leone in questo aprile 2024. Guardate i sentimenti, un qualcosa che può cambiare a livello sentimentale in negativo. E voi qua volete la giustizia. Cambiare in negativo cosa significa? Vi renderete conto dei sentimenti che avete, vi renderete conto di una situazione che magari è stata persa per strada, oppure anche voi vi renderete conto che a livello sentimentale volete una giustizia, volete collaborare, vorrete una certa complicità, un qualcuno al vostro fianco. Ma qui dovete andare a sistemare delle situazioni con una terza persona e cercare di non ritornare a rifare gli stessi errori, perché qui potrebbe esserci solo per alcuni di voi una terza persona ancora di mezzo
e quindi dovete cercare di sistemare una determinata situazione con una terza persona per andare verso questo qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere cos'è che dovete concludere in questo mese di aprile 2024. Chiudere con quello che è stato il passato, il recente passato, quelle che sono state le problematiche e andare verso un equilibrio, verso una stabilità con la persona del vostro cuore, la persona che sapete perfettamente che avete nel cuore e che amate. Vediamo però perché per voi del Leone c'è questo blocco emotivo. Ragazze, se ho detto Sagittario, scusatemi, ma sto parlando del leone, mi sono semplicemente confusa. Non so, non me lo ricordo neanche se l'ho detto. Allora, vediamo questo blocco emotivo per il segno del leone in questo mese di aprile 2024. Voi pensate, riflettete a migliorare una determinata situazione e volete tornare, ritornare dove stavate bene, dove ci sono dei sentimenti, dove vi siete allontanati in un passato recente passato, ma vi trovate di fronte a delle difficoltà e magari perché no, ci può stare chiaramente un litigio. Vediamo cosa dovete sistemare con questo 8 di spade. Effettivamente su questo 8 di spade volete una giustizia. Probabilmente perché potreste anche magari venire a sapere qualcosa per volere una giustizia o vi siete resi conto che questo 8 di spade vi ha chiaramente portato ad essere offuscati in quello che era il sentimento, cioè vi ha offuscato la mente su quello che è il vostro sentimento, quello che andrete chiaramente a scoprire in questo mese di aprile. Andiamo a vedere. Quindi che cosa dovete fare con questo 8 di spade? Perché volete una giustizia su questo 8 di spade? Perché gli inganni, le bugie, i tradimenti sono stati chiaramente tanti. Adesso siete decisi ad affrontare determinate situazioni e ad allontanarvi da determinate situazioni. Volete una vostra gratificazione perché il momento di crisi è stato troppo. Dove non siete andati, non avete realizzato effettivamente nulla e quindi adesso volete migliorare una determinata situazione a livello sentimentale per andare verso la vostra, abbondanza, realizzazione di qualcosa di bello, di nuovo, come abbiamo visto anche nelle energie. Avete le carte a vostro favore, infatti il carro in movimento, il mondo, un ciclo che si chiude, quindi c'è qualcosa, ripeto, in questo mese di aprile. Molto propenso per voi e positivo da dover iniziare. Fate fruttare bene questo mese di aprile, quindi approfittatevene per questo mese. Vi ringrazio, carissimi amici del Leone. Vi ricordo di lasciare un like e di commentarmi il video. Grazie a tutti quanti voi e ci sentiamo alla prossima.